Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare appunto di YouTube in sé. Perché ragazzi? Perché su YouTube si guadagna in un modo o nell'altro, ma la gente non lo accetta mai. La gente ragazzi non accetta che voi guadagnate da YouTube, non lo accetta, è inutile che voi ci provate, non verrà mai accettato che voi guadagnate da YouTube. Allora, diciamo, sì, su YouTube si guadagna anche abbastanza bene. Ovviamente dipende dalla costanza con cui porti i video, dal lavoro che svolgi nel portare video. Quindi diciamo che diventa sotto tutti i punti di vista un lavoro. Perché? Perché da una parte inizi a pensare a cose del tipo cosa posso portare, ti metti al lavoro, ricerche su ricerche. Io ragazzi avrò comprato una cosa come tipo 130-140 libri di calcio per portare rubriche su YouTube. E non sto scherzando, sono un pochino qua. Praticamente qua sono tutti libri di calcio tranne qualcosa. Lì ci sono libri di calcio, in quell'armadio non lo vedete, ma aspetta ve lo faccio vedere. Aspettate un attimo. Ok, questo armadio qua ci sono i libri di calcio, questo qua è pieno dei libri di calcio, ho tantissimi, intanto metto a posto, ho tantissimi libri di calcio ragazzi, perché? Perché per portarvi dei contenuti di qualità e poi ovviamente dietro c'è un lavoro di montaggio e soprattutto il contenuto in sé per come viene portato. Vi faccio un esempio un pochino più pratico, ad esempio io porto un video di calciomercato a gennaio, dove il mercato è aperto, magari porto un Suso a Real Madrid a gennaio, mi fa 20.000 visualizzazioni, facciamo 30.000 visualizzazioni e ci faccio 13 euro. Lo porto a marzo, per dire, dove il calciomercato è chiuso, dove siamo entrati nel clou fra campionato, Coppa Italia, Champions League, faccio Suso a Real Madrid, stesso video, stesse cose, 30.000 visualizzazioni, ci faccio 27 centesimi, perché ovviamente un argomento viene spinto, viene messo, diciamo, viene rialzato quando tanta gente è interessata a quel determinato argomento. Cosa succede però, ragazzi? Che gli iscritti odiano le pubblicità, odiano le sponsorizzazioni e tutto quello che garantisce un rientro economico allo youtuber che loro seguono. Io è una cosa ragazzi che non capirò mai, perché magari sotto un certo punto di vista, no? Voi vedete adesso, state vedendo questo video, fra l'altro oggi non mi dispiace la luce, però comunque molto spesso la uso. Io no, grazie a YouTube sono riuscito a fare dei video con maggiore qualità, quindi magari usando un certo tipo di montaggio, grazie a un certo tipo di computer, con una videocamera. La videocamera l'ho comprata per YouTube, non è che vado in giro a fare le interviste ai magrebini chiedendogli come ci si trovano ultimamente in questi giorni dove piove, no, cioè che piove, no, assolutamente no. Io l'ho presa semplicemente per fare i video su YouTube, così come ho preso il cavalletto per fare video su YouTube, la luce per fare video su YouTube, il microfono per fare video su YouTube. È un rientro economico che ti aiuta anche a migliorare e a adagiare, diciamo, chi ti vede come fossi la televisione. La gente non accetta, non lo accetta. Tu non puoi assolutamente guadagnare da YouTube, altrimenti diventi il bersaglio preferito dagli iscritti. Certo, ora aspettate un attimo, parliamone davanti ad un video di uno youtubers che magari parla di calcio, nel quale in questo video sponsorizza i pannolini Pampers, rabbrividisco anch'io, cioè assolutamente. Infatti dubito che voi mi abbiate mai visto sponsorizzare cose non inerenti al mio canale. Cioè tutto ciò che viene sponsorizzato nel mio canale è riguardante magari applicazioni sul calcio, giochi di calcio, giochi della PlayStation che possono riguardare il calcio. Tutto ciò che viene sponsorizzato sul mio canale è inerente al calcio, o comunque qualunque cosa viene sponsorizzata sul mio canale ha un filologio. Cioè non mi vedrete mai a sponsorizzare una penna, per dire, semplicemente così perché me va. Cioè è tutto collegato a un filologico. Perché? Perché sinceramente mi farebbe anche schifo non fare così. Io non capisco però perché un iscritto invece non accetta le pubblicità. Perché? Cioè qual è? Io ci ho provato, no? Ci ho provato a pensare, ho detto, perché magari danno fastidio. Però ho detto, ma scusa, ma se sono tipo 8 secondi prima di un video in cui dici compra questo, mi raccomando, perché te lo garantisco io, che la gente scrive, venduto, schifoso. Non penso 8 secondi danno fastidio. Allora ho pensato, rosicano, cioè alcuni rosicano. Però ho detto no, perché è fatto in modo stupido, cioè è un ragionamento fatto in modo stupido, perché chi magari invece rosica sotto un certo punto di vista, diciamo, ti espone il proprio pensiero in modo tagliente ma in altro modo.
Cioè io non capisco la mentalità. Che poi la cosa che mi fa ridere, fra l'altro, è che YouTube è una piattaforma gratis per tutti. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che se domani tu che mi stai guardando decidi di iniziare a fare i video, puoi farli. Cioè, capite? Quello è il discorso. Voi dite, che so, rosicate, magari insultate un calciatore dicendogli bastardo, non meriti quei soldi perché fai schifo. Però dici, insomma, il calcio non è per tutti. Ovviamente chi è bravo poi sì, sotto un certo punto di vista qualcuno potrebbe anche dire, beh, come YouTube, chi è bravo poi esce fuori, chi non è bravo resta nella melma. Però non è proprio così, perché poi ci sono tante cose dietro nel calcio che noi non vediamo, che diciamo poi piano piano le capisci. È molto più difficile esplodere rispetto, insomma, a quello che in realtà sembra. Io perché poi faccio questo ragionamento? Perché l'ho notato grazie a tre diciamo sponsorizzazioni, che poi in realtà non sono nemmeno troppo sponsorizzazioni. La prima sì è una sponsorizzazione a tutti gli effetti, che è il Maestro 2.0. Maestro 2.0, e molti si lamentano del fatto che io sponsorizzi sul primo canale il Maestro 2.0. La seconda qual è, ragazzi? Il ristorante Le Streghe. Cioè io non sponsorizzavo il ristorante Le Streghe, io non ho mai sponsorizzato nessun ristorante. Mai, ancora non ho mai sponsorizzato nessun ristorante. Io sponsorizzavo il mio evento. Cioè io andavo in un ristorante a commentare una partita, dicevo, chi vuole venire? Ovviamente lo dicevo in più video, perché non è che la gente, io faccio 3 video al giorno, se la gente guardasse tutti i miei video non avrebbe una vita sociale, non lavorerebbe nessuno. Adesso ci sarebbe più lavoro in Italia. Però semplicemente io ero un evento mio che appunto volevo sponsorizzare, e la gente non lo accettava, si lamentava ad ogni video. L'ultimo è stato, ragazzi, l'Extra Calcio, questo canale qua. Ho pompato un po' di più questo canale sul primo, mettendo un breve videoclip, ma proprio brevissimo, di 6 secondi, in cui dicevo, ma anche meno, in cui dicevo, ragazzi, è nato il mio secondo canale, si chiama Sequel Extra Calcio. Quindi ancora per chi ancora non lo sapesse, ve lo lascio in descrizione, mi raccomando, fateci un salto, perché pubblico video una volta ogni 2 giorni. Fine, questo era. E poi faccio il solito video di 5, 6, 12, 28 minuti, nel quale parlavo appunto di calcio, di FIFA, di qualunque cosa sia, ok? La gente non lo accettava, i commenti erano, cavolo, ma non è possibile che, lo sappiamo tutti che palle con questo Extra Calcio, che coglioni, è stufato, è rotto, ma qual è il problema? Cioè io proprio la logica a me non mi ci arriva, cioè tu dici, ok, magari, poi da facile si ripete sempre, ma 6 secondi prima di un video di uno spot registrato, quindi è uno spot. Qual è il problema? Io non capisco. Cioè, ad esempio, la gente, youtuber, per esempio, con rientri economici, al di là di tutto, perché poi quando parliamo del ristorante, del mio evento e degli Extra Calcio, di rientri economici non ce ne sono. Però, per quanto riguarda i rientri economici, la gente investe tanto su YouTube, ragazzi. Io ve l'ho detto, videocamere, luci, Mac, microfoni, tutto per YouTube. Cioè, come potete notare, quando uno youtuber inizia a guadagnare, inizia a salire di qualità. Questo ovviamente porta all'iscritto, ovviamente porta anche allo youtuber più iscritti, ma porta all'iscritto a godersi meglio il proprio spettacolo, lo spettacolo che vuole vedere. Io, ragazzi, non lo so, io guarda, ve lo chiedo a voi, guardate, lasciatemi un commento, fatemi sapere secondo voi perché l'italiano non accetta la sponsorizzazione su YouTube dei propri idoli, dei propri iscritti, dei propri canali che segue. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Se vi è piaciuto, vi lascio un piace, supportate questo canale, mi raccomando, perché sto cercando di tenerlo in una certa costanza. Se invece il video non vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un dislike, però fatemi sapere perché argomentate. Io vi ringrazio per la visione. Buon shalala, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.